Questo programma è offerto da Formazione SRL, Learning Center, via Domenico Morelli 49, Napoli. Beni per un valore di 17 milioni di euro sono stati sequestrati questa mattina al clan Mallardo, attivo a Giugliano in provincia di Napoli. Appartamenti, quote societarie, ma anche gioielli, 12 orologi di marche prestigiose, imbarcazioni e ditte. Le indagini patrimoniali svolte dal GICO della Guardia di Finanza di Napoli hanno riguardato in particolare l'assetto riconducibile a Feliciano Mallardo, detto sfregiato, attualmente detenuto, e alcuni dei suoi più stretti sodali. Grazie all'installazione di sistemi di captazione all'interno dei locali in cui il capoclan operava, la sede di una compagnia assicurativa, i finanzieri hanno accertato il contenuto di molteplici riunioni in cui venivano discussi gli aspetti più riservati della vita del clan, dal pagamento degli stipendi agli affiliati alla imposizione di tangenti estorsive. Nel corso delle indagini è emerso anche il tifo sfrenato del boss per la squadra della Juventus e, come racconta il colonnello Roberto Prosperi del GICO, il suo tentativo di entrare nella storia del club. Feliciano Mallardo, il boss, aveva anche una forte passione per la Juventus, cosa che lo aveva spinto ad avviare le trattative addirittura per acquistare una parte della famosa stella, una delle stelle che si trovano presso l'attuale stadio della Juventus. E ovviamente tutto ciò è anche in relazione a altri acquisti di gadget e di qualsiasi altro oggetto riferito alla Juventus, una squadra di calcio che lui seguiva fortemente, recandosi abitualmente a vedere le partite e quindi non facendosi nessun tipo di problema nel sostenere anche costi esagerati per un normale tifoso. Raid punitivi con ferimenti, devastazioni e violenze nella faida mondragonese per rivendicare il controllo delle piazze di spaccio della zona. Sono queste le accuse rivolte ai 9 uomini arrestati dai carabinieri oggi nel Casertano. Tra i fatti di maggiore allarme e gravità, il tentato omicidio e il ferimento di due ragazzi di Mondragone, utilizzati da un gruppo emergente all'interno del clan per lo spaccio della cocaina. Fatti che si inseriscono in una vera e propria faida scoppiata per il controllo del territorio. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il capitano Lorenzo Iacobone, che precisa. Un'operazione importantissima dei carabinieri di Mondragone per dare ulteriore fiducia alla popolazione locale. Un'operazione che ha portato in manette i vertici del clan locale, un clan organizzato, militarmente organizzato, un clan armato, un clan all'interno del quale era scoppiata una vera e propria faida, una faida per il controllo delle piazze di spaccio di stupefacenti. Ogni piazza di spaccio, a seconda della sostanza spacciata, della sostanza ceduta, aveva un proprio responsabile che faceva capo al capo del clan. All'interno di questo gruppo giovani, giovanissimi, hanno cercato con l'utilizzo di armi di cercare il monopolio dello spaccio di cocaina. Da qui veri e propri atti intimidatori sfociati in un caso specifico anche in un tentato omicidio. Mozzarella di bufala alla diossina, concentrato di pomodoro con il Vesuvio in etichetta ma proveniente dalla Cina, olio italiano che italiano non è, fino ad arrivare ai recenti scandali della carne di cavallo. Storie raccontate nel libro Cibo Criminale, scritto da Maramonti e Luca Ponzi, edito da Coldiretti, che lo ha presentato a Napoli. Un'impietosa fotografia delle maxi truffe che muovono in giro d'affari enorme e che in molti casi rischiano addirittura di avvelenare le tavole di tante famiglie. Sull'argomento abbiamo ascoltato Stefano Masini di Coldiretti. La scarsa attenzione che l'Europa pone per delle regole sulla qualità e la sicurezza degli alimenti a penalizzare un'agricoltura come quella italiana, in particolare dell'Italia meridionale, che più di tutte esprime qualità e una dimensione di territorialità, quindi in grado di competere con altre agricolture che sfruttano invece condizioni magari di lavoro, di ambiente, per poter mettere sul mercato dei prodotti che non sono immediatamente concorrenziali. Nel corso dei lavori sono intervenuti anche il comandante della Guardia di Finanza di Napoli, il generale Riccardo Rapanotti, il sostituto procuratore generale e il procuratore generale della Repubblica di Napoli, Donato Ceglie e Vittorio Martuscello. No, in realtà non è che è impossibile bloccarli alla frontiera, i controlli alle frontiere, cioè quindi i controlli doganali, sono uno degli strumenti posti a base delle investigazioni. È chiaro che il problema è collegato non tanto all'efficacia dei controlli quanto spesso alla quantità, no, dei prodotti importati e al fatto che non è sempre possibile e facile individuare
chiaramente attraverso un'analisi documentale quelli sono i prodotti importati. La magistratura come sempre combatte, fa un'opera di contrasto a questa criminalità e io sono sempre del parere, lo dico in varie occasioni, che la magistratura e le forze dell'ordine combattono e contrastano la criminalità, ma la criminalità è un fenomeno mondiale che non sarà mai distrutto, non è stato mai distrutto e annientato in nessuna parte del mondo. Della prima giunta che avrebbe dovuto attuare la cosiddetta rivoluzione arancione, oltre al sindaco, restano il suo vice Tommaso Sodano e gli assessori Palmieri e Tommaselli. Le ultime new entry della giunta di Palazzo San Giacomo sono state ufficializzate questa mattina dal sindaco De Magistris. Entrano in squadra Mario Calabresi, assessore alle infrastrutture e lavori pubblici, Nino Daniele, assessore alla cultura e turismo, Alessandro Fucito, assessore al patrimonio, Francesco Moxedano, assessore al personale, Roberta Gaeta, al welfare. Il sindaco prende nelle sue mani la delega alla mobilità, ma le funzioni saranno affidate all'ormai ex assessore Anna Donati, fuori dalla squadra di governo insieme a Marco Esposito, Luigi De Falco, Antonella Di Nocera e al dimissionario Bernardo Tuccillo. Hanno fatto un lavoro straordinario gli assessori uscenti, perché governare Napoli senza soldi è stato complicatissimo. Adesso abbiamo maggiore esperienza, maggiore radicamento sul territorio, una maggiore anche conoscenza della città. Quindi io credo che ci siamo rafforzati. Prima avevamo 12 persone che erano, come dire, molto simili e vicine al pensiero del sindaco. Adesso ci siamo allargati, una giunta più aperta, più forte. Io credo ci siamo rafforzati e stiamo andando bene. Io sono molto fiducioso per le operazioni che abbiamo messo in campo nel passato, per quelle che stiamo facendo e per quelle che verranno. Manifestazione ieri mattina sul lungomare di Napoli da parte del presidente della prima municipalità Chiosi, che assieme a dei cittadini e a dei commercianti ha chiesto l'eliminazione dell'aiuola spartitraffico che si trova in via Caracciolo alla confluenza con via San Nazaro. L'aiuola, ha spiegato il presidente, spezza il flusso di traffico che collega la parte occidentale con il centro della città. In pratica tutto il traffico proveniente da Bagnoli, Posillipo e la collina di Posillipo è costretto a incanalarsi in via Mergellina per poi intasare piazza San Nazaro. Una follia tutta partenopea, ha spiegato Chiosi, che ai nostri microfoni ha sottolineato. Qui ogni giorno lo smog arriva alle stelle a causa di questa aiuola che è stata impiantata dall'amministrazione comunale per chiudere di fatto il lungomare. Un lungomare che però adesso è aperto visto il crollo della riviera di Chiaia e questa aiuola appunto non ha più senso, non ha alcun senso. Si crea un blocco in piazza San Nazaro tutte le mattine e tutte le sere, queste sono solo alcune delle fotografie che abbiamo scattato e appunto stiamo protestando perché per le vie istituzionali non siamo riusciti a convincere l'assessore a rimuovere questa aiuola. Oggi protestiamo con i consiglieri della municipalità, gli assessori, ma anche con i semplici cittadini che sono qui e che testimoniano come ogni giorno questa zona è resa sempre più invivibile da questa amministrazione comunale. Il toto allenatore continua. Aurelio De Laurentiis non fa cadere il velo di mistero e stamane a Castelvolturno, durante la conferenza di presentazione del ritiro a Di Maro in Trentino, lascia ancora molti punti interrogativi sulla panchina azzurra. Il presidente si diverte con i giornalisti, dichiara addirittura di aver riassunto Mazzarri, poi fa il nome di tutti i tecnici che ha contattato. Ho parlato con Benitez, ha detto, Pellegrini, Villas-Boas, Klopp, Di Matteo, Blanc e Deschamps. Tutti questi allenatori li conoscete, sono bravi, li conosco anch'io e li ho dovuti contattare dopo che ho saputo che Mazzarri aveva deciso di abbandonare la panchina. Meglio dunque allora sbilanciarsi sui tempi, saranno brevi, ha affermato il presidente, occhio a Twitter quindi. Nel frattempo l'indagine continua, il nuovo allenatore ha già un identikit ben preciso, deve essere come me, amante della napoletanità, ha precisato ancora il patron azzurro. L'argomento scivola poi sul mercato, Cavani rientrerà dopo la Confederation Cup, se resta lui non arriverà né Zeco né nessun altro bomber. Il ritiro poi a Di Maro dal 13 al 26 luglio la Val di Sole si conferma quindi la location estiva della squadra azzurra. Definito il programma, due amichevoli in Trentino, una il 23 e una il 26, forse con il Feyenoord. Poi l'amichevole al San Paolo per la presentazione della squadra il 30 luglio con il Paris Saint-Germain e poi il quadrangolare in Inghilterra con l'Emirates Cup. La caratteristica principale del nuovo allenatore che verrà e che deve nutrire un profondo amore per la napoletanità, se no non andremo d'accordo mai.
Abbiamo sentito Ralfa Benitez, abbiamo sentito Pellegrini, abbiamo sentito Villa-Boas, abbiamo sentito Di Matteo, abbiamo sentito, io chiamai Klopper, che mi disse che fino al 2016 non era possibile, gliene posso citare tanti altri, vuole Blanc della nazionale francese. Italiani li ho sentiti tutti quelli che potevo sentire. Per me un allenatore incide per un 15%, quindi poi bisogna capire sul piano tecnico, bisogna capire sul piano umano quanto può incidere, qual è il suo rapporto umano, che è importantissimo e fondamentale con i giocatori.